Ma cosa vedete tutti insieme in questo momento, grazie anche a dottor Pasanella, al signor Sindaco e a tutti voi per appunto essere qui. In particolar modo voglio ringraziare il presidente, l'ex presidente del Rotary Club Teramo Est, perché mi ha seguito in qualche modo sulle tutte le dinamiche fino alla posa finale. Questo è un, diciamo, il primo lavoro che è realizzato in Egitto e poi stampato su gesso alla Pastrino, da Volterra. Quindi ecco, cercavo un personaggio che non sia anziano, che non sia troppo grande, ma che sia in qualche modo giovane, che possa essere fratello o giovane padre, perché in fondo la città io la vedo sempre giovane, è sempre frequentata, avrà anche i suoi 500 anni, ma è sempre giovane, è sempre pulsante, è sempre viva dalle varie persone, anime che la frequentano, la visitano quest'anno. Ecco, lui è fiero, sì, ha addosso un'armatura, ma non è armato, non ha un elmo, ma un coricapo. E presenta questo suo ideale di progetto di città ideale che è Divino Nova con i suoi torrioni, il ferro, l'argento, insomma, ecco, l'uomo. E quindi è questo sguardo che va oltre, cerca di guardare oltre quello che è l'attuale, no? Contemporaneo, ma anche cercare spunti e possibilità future di questa città, di chi la frequenta e di chi la vive. Ecco, io non so, si potrebbe dire tanto, ma mi fermo qui e vi ringrazio tutti e grazie. Grazie.